Ciao a tutti e bentornati nel canale. Allora, oggi un nuovo video Get Ready With Me in cui vi faccio vedere questo look che ho realizzato. Sarà un video veloce, quindi non parlato ma con il voice over. Fatemi sapere se preferite quelli con il voice over oppure quelli in cui parlo direttamente. Io preferisco fare questi qui perché li trovo più pratici sia da registrare sia da guardare perché appunto sono più veloci. Invece magari quando parlo io proprio mi dilungo un pochino di più. E diventano anche più lunghi come video. Ho voluto fare un esperimento, infatti ho utilizzato questo verde petrolio che non avevo mai utilizzato perché è un ombretto che in realtà non mi piace, infatti lo vedrete nel video, però bene o male sono riuscita a sistemare un pochettino il trucco, diciamo che non mi dispiace, ecco. Trovo che questo colore stia anche molto bene con il mio colore di capelli che tende un pochino a rossiccio ramato. Quindi il verde in generale è un colore che mi sta bene, questo petrolio particolarmente secondo me. E mi piace un sacco anche l'abbinamento con le labbra, fatemi sapere se a voi piace. All'inizio del video avrò già la base fatta, sopracciglia e primer applicato, quindi se vi siete persi il video in cui vi spiego come faccio la base, ve lo lascio qui e potete appunto andarlo a vedere. Se vi piace questo look, continuate a vedere il video. Inizio applicando su tutta la palpebra questo ombretto color petrolio che, come vedete, non scrive per niente, quindi ho sforzato un po' ed era di Mia Makeup. Poi ho applicato lo stesso colore in polvere da una palette di Wycon e lo sono andata a sfumare con un vecchissimo ombretto di Essence, sempre sul grigio petrolio. E poi ovviamente mi sono aiutata nella sfumatura della piega con un marrone medio. Ora ho preso un mix di due colori scuri, un nero e un grigio molto scuro, per intensificare l'angolo esterno dell'occhio. E ovviamente sfumo. Ora prendo un colore di transizione molto chiaro e lo vado ad utilizzare per sfumare bene la parte superiore della sfumatura. Ora applico un eyeliner, questo è di Kiko, e lo vado a stendere in maniera abbastanza sottile, però comunque voglio una linea bella definita. Ora applico questa matita di Wycon, che è la numero 25 Avion, ed è un color petrolio con qualche brillantino, diciamo, e la applico nella rima interna inferiore e superiore. Poi la vado a fissare con lo stesso colore petrolio che ho utilizzato prima di questa palettina di Wycon. Ora prendo il colore più chiaro della palette Makeup Revolution e lo vado ad applicare sotto l'arcata. Questo è opaco. Ora prendo il secondo, che è leggermente satinato, e come vedete lo applico solo nella parte più alta della mia arcata sopraccigliare. Prendo adesso il terzo colore, che è quello più luminoso, e lo applico nell'angolo interno dell'occhio. Adesso passo al mascara, questo è il mio solito Better Than Sex di Too Faced. Ovviamente lo applico in quantità abbondanti sia sopra che sotto. E questo è il trucco occhi. Adesso passo al viso e realizzo un contouring. Con lo stesso top poi vado a scolpire meglio i miei zigomi. Come blush utilizzo questo di Essence, di un'edizione limitata, che è un bellissimo color pescato molto molto naturale. Poi applico questo illuminante in stick, che è molto molto bello ed è di Debbie, e lo sfumo con le dita. E lo vado a fissare con il colore luminoso della palette di Makeup Revolution. E come vedete poi l'effetto diventa bello glowy. Infine realizzo il mio contorno labbra con questa matita di Wycon, che è la numero 01 rosa. E applico un rossetto di Marc Jacobs, questo è il No Angel ed è il numero 242. Infine fisso il tutto con questo spray fissante di Essence.
E questo è il trucco finito. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video.